Buon salvagente a tutti! Noi siamo sempre Martina e sempre Joshua. Yeah, meno male. Allora, cosa faremo stasera qui? Ripeto. Cosa faremo qui stasera per l'ennesima volta? Dillo tu, Martina. Oggi siamo qui per fare un altro video challenge. Purtroppo. E questa è la Post-it Game. In cosa consiste? Bisogna scegliere uno youtuber, senza dire al proprio partner, scriverlo qui sopra sul post-it e attaccarlo sempre qui sopra e non là sopra. Ma basta con questa cosa! La dice e cominciamo. Bene, io non so, non ho idea. Dammi un foglietto. Fammi pensare. Certo, un po' brutti così. Ma come si chiama? Questo? Già mi hai detto che è un maschio, Joshua. Allora, non mi viene in mente nessuno. Allora. Io l'ho scritto. Avvicina la telecamera e ok, ci stiamo. No, ci stiamo. Aspetta. Io ancora non ho deciso però. Si spieghi. Devo anche saper rispondere a delle domande riguardo certo. A questa persona. Io più o meno devo rispondere. Che stupido. Non so come si scrive. Non mi ricordo. Vabbè, sti cacchi. Metto. Ma sì, no, adesso è compresso, o forse così, che brutta cosa, io te l'ho fatto per orizzontale però. Lo vedete? Ah, che bruzia, non rifacciamo, no. Che ho sbagliato a scrivere. Comincia. Allora, sono un uomo. Sì. Sono alto. No, sono un uomo. No, ho gli occhiali. Non solitamente. Sono una donna allora. E beh, che sì, che non cosa mi chiedi a fare? Uomo. Ma cosa? Un animale youtuber? Sei una balena. Fa video su YouTube. Dai, non sarebbe un animale youtuber. Cinematografia? No. Ah, pensavi. No, chi pensavi? Ah, pensavi, ho capito che pensavi. I capelli scuri? Sì. Quindi ho i capelli. Indirettamente sì. Mi hai detto che ho i capelli. Faccio musica? Non principalmente. Non principalmente. Faccio musica? No. Faccio video di cinematografia? Sì e no. Cioè dipende. Non recensioni cinematografiche. Non recensioni. Tocca a me. Cazzo. E fa intrattenimento? Diciamo. È di Roma? No. Tocca a me. È di Roma? Quanto sì. Sono incapace? Sì. Quindi. Cioè, abita a Roma. Fabi ha la barba? Sì. No, però quello è pelato, quello che penso io. Fa video tutti uguali? Sì. Maggior parte. Sono big lady? No. No. Vedi quello è pelato. Quello. Big lady. Fa video sui viaggi? Non penso. Macciarate? No. Non fa video sui viaggi? No. Ah, macciarate allora. E poi toccava a me, ho detto di no. No, ti giuro, non mi viene in mente nessuno. Fa video. Ma lo conosco? Sì. Ha tanti iscritti? Sì. Ok. Ah, sì, quindi devo continuare. No, non ne so fare questa cosa. Ha tanti iscritti? Forse scusa, di Roma. Ma mi fa simpatico? Sì. L'abbiamo mai incontrato? Sì. Lo conosco? Ci ho parlato? Sì. Crano di viaggio? No. La conosciamo? Sì. L'abbiamo vista ultimamente? Sì. Jenna Claire? No. Sono Merone? No. Che cazzo? Ma no. L'abbiamo vista ultimamente? Sì. Pensavo meglio show? No. No. O Merone conosci questa persona? Sì. Ci ho capito. No, però non ho musica. Vista Romix? No, no. Romix. L'abbiamo vista al concerto Diego? C'era il concerto Diego? Sì. Quando c'era Verone? Sì. Ho capito. Ah, tocca a me? Sì. Sono Ernesto 59? No. Ma perché? No, l'abbiamo visto al concerto Diego? No. Le Cheer Night. Ah, le Cheer Night stava? Questa persona? Mm-hmm. Ah, le Cheer Night. Stava a tavolo con noi? No. L'abbiamo visto in un concerto? No. Non è Matteo Bruno? No. Perché è biondo. Niente.
L'abbiamo vista a raduno, a Piazza del Flaminio? Sì. E mora? Ah, e basta? Dipende, non mi ricordo, dai, perché? No. Ti giuro, non lo so, vivi a Roma, stava vicino a Night, questa persona mi odierà, perché non mi ricordo. Aspetta! Della Dream Dog? No. Ha tanti iscritti su YouTube? Sì, abbastanza. 20.000. Adesso mi chiedi troppo, penso di più. Credo, boh, non lo so, penso di più. Crescenti? Sì. Ah. Che cazzo, ho perso. No, non devo, no, devo vedere. Devi continuare. Vedere. Devo continuare? Sì. Possiamo starci tutta la notte, non lo scoprirò mai. Allora. Non stava a tavola con noi. È un youtuber famoso, ha tanti iscritti, mi sta simpatico. Non lo conosco bene, ma l'ho visto. Ci ho parlato al Cira Night, è moro, ha la barba. Sì. E ovviamente... Hai i capelli lunghi. Esatto. Non tanto lunghi, ma ce l'hai lunghi. Giordano Maselli. No. Non c'era. Non c'era. Non me lo ricordo, però. Ma la cosa bella è tutta convinta, adesso lo so, invece no. Dai, stiamo con Ernesto e Violetta. T'ho detto tutto. Mi arrendo, posso arrendere? Sì. Adesso mi mangio le mani. Sì. Cioè, era facilissimo. Mi voglio sapere. Non ti ha riconosciuto. Non ti ha riconosciuto. Alberto, ti voglio tanto bene. Non ti ha riconosciuto. No, poi ti ultimamente mi sono anche messa a vedere i suoi, mi sono messa a vedere tutti i suoi video. Non ti ha riconosciuto. No, non è vero, ti voglio tanto bene, Alberto. Sono mamma mia, quando sono. È perché sono io che sono così, cioè, mi fa come. No, però non lo so, tieni. Nemmeno io lo so. Pensiamo, momento... Pensa. Cos'era? Unire voi che faceva questa cosa. Pensa. C'era anche la canzone del Pensa. Pensa. Se questa non la conosci... Questa, già mi, vedi, mi dai troppi indizi. Vabbè, tanto non ci sei riuscito comunque. Vai. È vicino. Capito chi è? Vai. Vai, comincio io. Vai. Uomo? Sì. Dagli occhiali? Sì. Ha un ciuffo lungo? No. Sono una donna? Ho gli occhiali? No. Ha tanti iscritti? Non troppi. Non troppi. L'abbiamo conosciuto? Sì. Ultimamente? Bionda? No. Di Roma? Sì. È di Roma. Aromix? No. Mora? Lo è, però adesso no. È mora ma si è tinta. Fa gaming? No. Adesso è rossa? Sì. Ho capito. Ah, è violetta? No. Che cazzo? Ho capito, questa la vinco io, raga. Questa la vinco io. Hai capito che ho capito? Adesso dico un nome, sparo un nome che non c'entra un cazzo, guarda. Tipo, ah, ho capito! E invece no. Fa musica? Sì. Ah. Tipo col fuori fuori. È più grande di noi. No? Come? Cazzo! Aspetta. Ah, no, sono Cinzi. No! È di Ostia? Sì. F? No. Ah. È di Roma. Uh-huh. È rossa, ce ne stanno pochi rosse. Attualmente è rossa. Mi sembra di sì. Ti sembra, Joshua? Sì. Ti sembra. Ti dico di quando l'abbiamo conosciuta allora. E quindi l'abbiamo conosciuta. Chi è la nostra? L'abbiamo vista a Romix? No. Di Ostia, agli occhiali. Io. L'unica persona che ci poteva essere.
Olè, vai. Ma perché vinci sempre tu a questo gioco? Perché tu non ci pensi. Ma come non ci penso? Però ho paura di vedere chi sono. Dai. Guarda come la si manca adesso. Continuo. Continuo. Molto contenti, tantissimo. Giuro che sono contenta anch'io, anche se non so chi tu sia. Uccidi la dopo. Ma perché? Non è colpa mia, vedi che ho l'Italia al cervello. Non... Dai, chiedi qualcosa fa. Fa video musicali? Non principalmente, però mi ha fatto. Non principalmente, abbiamo conosciuta Roma, questa mamma, mia. Abbiamo conosciuta il concerto di Lo Spazio. No. L'abbiamo conosciuta a Roma. Sì. Ci siamo visti a Roma. Mm-hmm. Ci siamo presi il caffè. Sì. E allora ce lo prendiamo sempre. Tutti quindi non è un indizio. È un indizio. È un indizio. Indizione. E ci siamo incontrati in una caffetteria. Sì. L'abbiamo vista lì per caso? No. No, siamo andati appuntamento. Sì. Questa persona è una caffetteria. Sì, siamo andati appuntamento. Credo che sia un po' tardi, no? E ci sta simpatica, tantissimo. Ci sta proprio simpaticissima, per fare intrattenimento. Sì. Intrattenimento tipo Violetta? No, sì. Non c'è. Sì. Ti giuro, ti stavo perché non so perché, ti stavo per chiedere se avessi dei pieni. Ha dei pieni. No, io. Cancella quest'ultima cosa che ho detto, che è orribile. Ha tanti iscritti? Sì. Io la seguo tanto? Sì, penso di sì. Cioè da prima che avevo anche sì, classe? Sì, sì. Sì, che voglia. Mi stai facendo le domande fondamentali. Ti giuro, non mi vengono in mente, sono un idiota, non ce la faccio. Ma guarda quanto sono pessimo. Impressionante. Tutta convinta. No. Poi che è di Roma, sì. Non è di Roma, cioè. Veramente. Vabbè, non è, dai, erano Rosso Mogano, erano più... Vabbè, chi? Erano Rosso chi? Non c'è. Lei, sì, ok. Speriamo che vi sia piaciuta questa challenge. Ho vinto io, ovviamente. Sì, cioè, è palese proprio. E sto a fare una bella ripassata di cultura YouTube, perché esatto. Ha perso. E io ho vinto. La prossima challenge. La prossima challenge. No, ti batto, questa volta ti batto, ti giuro. Lo batto. Chi tagliamo questa volta? Tagliamo Omerone. Tagliamo Omerone, tagliamo Yellow Claire. Io. E tagliamo... Big Lape. Ci avevo pensato, però adesso non lo farà mai nella vita. Però te lo devi fare. Ma lo facciamo. Ok. Noi tagliamo le persone, ma lo dovranno fare con altre persone. Vabbè, troveranno le persone, no? Unitevi, riproducetevi. No, quello no.